Grazie di essere qua, benvenuti. Siamo giunti all'ultimo appuntamento della rassegna Malda Africa, un ciclo di incontri di poesia religiosa. E, ecco, questa sera è veramente una chiusura col voto, possiamo dire, una chiusura scoppiettante, perché ospitiamo un personaggio che, poi lo sentirete, esprime nei suoi testi una grande energia. Abbiamo il piacere di avere con noi Roberto Mercadini, è un poeta, un monologhista, lui si definisce poeta parlante, cioè ama declamare le sue poesie in pubblico, e proprio perché i suoi versi non riescono a rimanere circoscritti nella pagina di un libro. Sono versi che si dilatano a contatto col pubblico fino a diventare monologhi, spettacoli teatrali. E in questo modo la sua poesia si amplia, si colora, si arricchisce di aneddoti, di considerazioni, di spunti di riflessione e diventa parte di un vissuto personale ma anche collettivo. E nelle parole di Roberto Mercadini c'è la precisione e la razionalità del programmatore, che è il suo mestiere, unita alla fantasia e alla sensibilità del poeta, e in questo modo svela alcune nostre contraddizioni, alcune abitudini insensate o errori di prospettiva. Mercadini ha uno sguardo curioso nei confronti del mondo. È la curiosità, per fare un esempio, di uno che si dichiara ateo ma ha studiato l'ebraico antico e le sacre scritture, e rimanendo affascinato tra l'altro dal libro di Giona, dal quale poi è stata tratta il titolo della serata, l'espressione ebbene infuocarsi, che appunto è un'espressione che Dio rivolge a Giona. Oltre a questo, Roberto Mercadini è autore di monologhi che affrontano gli argomenti più disparati. Si interessa alla biografia, alle opere di personaggi famosi. Ha scritto e interpretato monologhi su Mazzini, su Leonardo da Vinci, su Garibaldi, solo per fare qualche nome, ma ci sono tanti monologhi da ricordare. Ha parlato in teatro di argomenti di attualità come la cementificazione del suolo, oppure sul discorso dell'acqua come risorsa pubblica. E ha scritto anche, per tornare un po' al nostro tema, un monologo sulla Bibbia che si chiama Fuoco nero su fuoco bianco. E, ecco, questa sera ci reciterà le sue poesie tratte dal suo libro che si chiama Madrigali per surfisti estatici. E ad accompagnarlo abbiamo Manlio Santini, che è un cantautore di Riccione, molti di voi lo conosceranno già, che ecco, cantautore fa venire in mente forse anche un certo tipo di canzone, di canzonetta, però i suoi testi in realtà secondo me sono pieni di poesia. E molte sue canzoni hanno come sfondo, come argomento, un argomento religioso. Ha scritto anche canzoni, diciamo così, con testi tratti dalle sacre scritture. Siamo molto contenti che sia con noi questa sera. E vi volevo anche ricordare che dopo lo spettacolo, alla fine della serata, per chi vuole fermarsi in maniera molto semplice, si possono fare delle domande, fare degli interventi, proprio perché sia un incontro di gruppo, un incontro della comunità e non semplicemente uno spettacolo o un'esibizione. Grazie e invito sul palco Mario Santini per cominciare. Thank you.
anche per la notte esce sempre un odore, in questa notte che cala come una scura, cerco più fuoco stanotte, c'è la paura, lo senti il calore di tutti gli amori. Spengono i cigni di un contro l'asfalto, e il pregare stanotte sembra un insulto. Beh, grazie a voi per essere qui, grazie a Enzo Travaglini per questa presentazione bellissima. E io sono stato chiamato a leggere poesie religiose, allora ho pensato di dividere la serata in tre parti, le mie letture in tre parti. Prima leggerò delle poesie che sono prettamente bibliche, cioè ispirate a episodi o personaggi biblici. Poi poesie in cui si parla di Dio anche senza un riferimento preciso a un episodio della Bibbia, e poi la terza parte in cui più genericamente, più generalmente, senza fare riferimento a personaggi o episodi biblici e anche persino a volte senza nominare Dio, si parlerà del sacro, si mostrerò cosa è per me il sacro. E quindi cominciamo con le poesie sulla Bibbia. Ora, la Bibbia è una fonte inesauribile di ispirazione per gli scrittori, per un motivo che è molto preciso. Beh, intanto perché le storie popolano, le storie della Bibbia popolano il nostro immaginario, ma c'è un altro motivo, ancora più preciso, per il modo in cui è scritta la Bibbia. Cioè, come è scritta la Bibbia? La Bibbia è scritta male. Mi spiego, è un capolavoro letterario, mi spiego in che senso è scritta male. Perché è scritta male in questo senso, che quando noi leggiamo un testo letterario, no? Se noi leggiamo un grande scrittore, no? Tolstoj, Dostoevsky, cosa vediamo? Qual è la cifra del suo talento? Lui riesce a mostrarci con estrema chiarezza
magari processi mentali complicatissimi, intricati, sfuggenti, e ce li troviamo nero su bianco, scritti in un modo incredibilmente chiaro. Oppure un grande scrittore ci mostra processi lunghi, complessi, con anche qui con straordinaria ed efficace chiarezza. Nulla di tutto questo nella Bibbia. Nella Bibbia il contrario di tutto questo. Nella Bibbia c'è una sintesi tale, quasi un'urgenza, una fretta, per cui molto spesso ci si dice che un personaggio compie un'azione, ma non perché la compie. Ci si dice che avviene un fatto, ma non come avviene questo fatto. E ci sono molte lacune, ecco, in questo senso, lacune che uno scrittore sente il bisogno di colmare con una sua interpretazione, con una sua invenzione, con un suo racconto. Cioè, per esempio, faccio un esempio. Nel Nuovo Testamento si parla di Giovanni Battista e si dice così, con disinvoltura, senza commentare, senza spiegare questa cosa, che Giovanni Battista predicava nel deserto. Ora, chissà quante volte abbiamo letto questa cosa senza farci caso, quasi, tale è la consuetudine, però se tu ti fermi un attimo a pensare, cioè, non è che quadra molto, cioè voglio dire, se tu devi diffondere la parola, se tu devi far conoscere la notizia, il deserto è il posto più sbagliato, è il posto più sbagliato il deserto. Infatti tutti gli altri profeti predicano dentro la città, dove c'è gente, dove si affolla la folla. Allora, per quale motivo uno deve predicare nel deserto? Io, come si diceva, non sono un ebraista, ma ho frequentato le scritture, l'ebraico, per un po', mi sono dato una mia interpretazione. Però voi dovete sapere, forse lo sapete già, magari lo sapete già meglio di me, che nella Bibbia, quando Dio sceglie un uomo per affidargli una missione, molto spesso quest'uomo è la persona più sbagliata che si possa immaginare per i nostri parametri umani. Oppure la missione che Dio affida all'uomo, che di per sé non è neanche malaccio, la missione, dico, magari è assurda. O tutte e due le cose, affida a una persona che proprio non c'entra niente, una missione disperata. Allora, esempio, Abramo. Abramo viene chiamato da Dio per fare cosa? Per fondare un popolo, popolo ebraico. Abramo è il primo ebreo della Bibbia, il primo personaggio che viene chiamato Ivri, ebreo. Quindi cosa deve fare? Molto semplice, lui deve fare con sua moglie molti figli, ciascuno dei quali faccia molti figli, ciascuno dei quali faccia molti figli, eccetera, 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 così che dopo un numero consono di generazioni, da una coppia di persone si ottenga un popolo. Quindi chi sceglieremmo noi, chi sembra servire? Un ragazzo giovane, nel pieno delle forze, più è giovane più tempo ha per generare molti figli, più è nel pieno delle forze più, insomma, ci siamo capiti, sposato con una donna che lei è sperabilmente giovane e molto fertile, così se lui è molto giovane, lei è molto fertile, e Dio sceglie Abramo, ma Abramo ha 75 anni ed è sposato con Sara, e Sara è sterile. Allora Dio chiama Abramo e dice: Lech Lecha, vattene dalla tua casa, dal tuo paese, dalla tua terra, verso un'altra terra che io ti indicherò. Lo fa vagare per terre sconosciute ed ostili per 24 anni senza avere figli con sua moglie. Tanto deve solo fondare un popolo, ha solo 75 anni, che fretta c'è. Dopo 24 anni Abramo ha 99 anni e Sara, dice la Bibbia, le erano finite le cose che hanno regolarmente le donne. Quindi è entrata in menopausa, è diventata sterile, ma era già sterile, quindi è ascesa a una sfera superiore di sterilità. In questa condizione, che come voi capirete è quella ideale per avere dei figli,
Dio si presenta ad Abramo e dice: Abramo, fra un anno io tornerò da te. Notare che comunque c'è tempo, cioè comunque fra un anno. Fra un anno io tornerò da te e tua moglie Sara avrà un figlio. E Sara sente questa cosa, è fuori dalla tenda in cui stanno parlando Dio e Abramo, e si mette a ridere. E Dio sente ridere Sara, e non è che ritratta, dice, ma ci l'ho sparato un po' grossa. No, si arrabbia e dice ad Abramo: perché tua moglie Sara ride? E Abramo non è che può dire, insomma, signore, che pensi? Tenta di salvare la situazione e dice: no, signore, lei non ride. Se invece lei ride, si arrabbia ancora di più Dio. Ma pensate forse che ci sia qualcosa di impossibile per Dio? No, nella Bibbia no. E allora un anno dopo Dio va a visitare ancora Abramo e Sara dà alla luce un figlio che chiama Isacco, in ebraico Yitzhak. Yitzhak è una frase di senso compiuto, non è solo un nome di persona, è voce del verbo Yitzhak, che vuol dire ridere. Yitzhak alla lettera significa lui riderà. Perché quando Sara dà alla luce il bambino, dice così, dice: Dio mi ha fatto ridere, e chiunque ascolterà questa storia, di certo lui riderà per me. Infatti voi l'avete ascoltata e ho sentito, avete riso. Ora, questo è un esempio, ma è tutt'uno, cioè Dio ordina ai costruttori del Tempio di Gerusalemme di non usare attrezzi di ferro. E vabbè, ma per costruire il Tempio bisogna tagliare le pietre, per tagliare le pietre ci vogliono gli attrezzi di ferro, cosa le tagli le pietre, a bastonate? Cioè, un generale deve affrontare un esercito disperatamente più numeroso, Dio gli impone di lasciare a casa una parte dei soldati. Cioè tutto così, sembra che saboti le persone a cui dà un compito. Allora, in quest'ottica, dentro questa tradizione, voi capite che comincia a avere un senso, no? Il fatto che Dio chiami Giovanni e gli dica: vai Giovanni, diffondi la parola, l'agnello di Dio. E lui dice: certo signore, subito vado dentro la città. No, nel deserto. Allora io ho immaginato Giovanni Battista nei primi giorni di predicazione nel deserto, quando nel deserto non c'è nessuno, è deserto. Perché dice il Vangelo: folle si radunavano per ascoltare il Battista. Sì, ma dopo, miracolosamente, ma all'inizio non ci poteva essere nessuno nel deserto, se no non sarebbe stato il deserto. Allora nel Vangelo non poteva esserci scritto che Giovanni predicava nel deserto, ci doveva essere scritto che Giovanni predicava in quel posto lì dove da sempre si assembrava gente. Ho scritto questa poesia, si intitola San Giovanni perplesso comincia la predicazione nel deserto. Dice così: e qua non c'è un'anima, neanche oggi. Sterpi e sterpi, polvere e polvere, e l'azzurro accecante, nient'altro. Dio del cielo, hai scelto un balbuziente per insegnare la tua legge, una coppia sterile d'anziani per generare il tuo popolo. Hai vietato ai costruttori del tempio di usare gli attrezzi per tagliare le pietre. Tu, Dio del cielo, hai posto il tuo profeta a predicare nel deserto, fra sterpi e polvere, sotto l'azzurro accecante, senza un'anima che ascolti. Neanche oggi. Io mi sgolo, spremo ogni stilla di fiato dal corpo, scaravento la voce al picco dell'infuriare. Viene uno che è più grande di me. E poi solo il vento risponde alla mia voce, con voce di vento, appunto, cioè d'instancabile indifferenza. Viene uno, mi fa il vento, venga pure.
Io non faccio altro che andare, venire e tornare a venire, d'andare, come vedi, nulla cambia. Io grido! Non sono degno di slacciargli i sandali! Mutate vita! E lo scarabeo seguita a rotolare la sua pallina di sterco. Signore, la tua voce è un fuoco che rode le mie ossa, un fiume di febbre e sillabe, uragani che vorrebbe prorompere da me. Schierami di fronte a un esercito, che io possa travolgerlo, che possa spalancare e richiudere la tua parola su di loro, come Mosè spalancò e richiuse il mare sui soldati di Faraone. Mandami un popolo straniero, uno scrosciare sterminato di lingue che scocchino insulti, numerosi come le stelle, i grani di sabbia, perché il mio grido possa disperdere la loro fierezza, spazzargli via la minuzia delle intenzioni, perché possa sfondare la loro sordità e rivoltarli al pentimento. La tua parola è uno sciame impazzito di polline che brama di incontrare fiori aperti, semi che ansimano per cozzare il duro della terra, affondarci radici, spingersi in alto, fruttare. A cosa serve non avere ascolto? Signore! Mandami qualcuno, uno qualsiasi, almeno uno, ti chiedo. Poi penso a Giona, Signore. Egli gridò nell'affollata Ninive per 40 giorni. Ninive sarà distrutta! Cosicché Ninive ebbe timore, cosicché si convertì, cosicché tu, vedendo ciò, ti muovesti a pietà, cosicché Ninive alla fine non fu distrutta. Dio! Signore! Padre! Dimmi solo che non sarà lo stesso anche di Giovanni. Dimmi che non mi farai gridare 40 giorni. Viene uno! Cosicché non venga nessuno. Grazie. E ho immaginato anche la fine di Giovanni, ho immaginato Salomè. E Oscar Wilde immagina Salomè come tutta la tradizione, una giovanissima fanciulla, anche perché la madre diventa amante del tetrarca, quindi doveva essere una donna ancora piacente, quindi non si può far altro che pensare che Salomè sia un adolescente, una ragazza molto giovane. Ma Oscar Wilde, quando Salomè fa tagliare la testa a Giovanni, ce la rappresenta trionfante, piena di sé e della sua vittoria. Io ho immaginato una cosa diversa, ho immaginato un adolescente in quanto tale fragile, una persona che ha un senso del sé, un'immagine di se stessa ancora fluttuante, che quando vede la testa del Battista improvvisamente si rende conto di quello che ha fatto e allora non lo accetta, allora mette in discussione tutto di sé e questo mondo a cui appartiene, la madre, la rivista, il tetrarca, i commensali, tutto ciò di cui fa parte anche se stessa, tutto quello che lei pensava e sapeva di se stessa, fino a che il suo pensiero entra in un tale smarrimento che non sa più cosa pensare, si arresta. Quindi ho provato a fotografare con le parole come l'implosione del pensiero, l'azzeramento del linguaggio in questa fragile creatura. E ho scritto questa poesia che si intitola... Eccola qua. Pensieri di Salomè davanti alla testa di Giovanni. Dice così.
Io guardo la tua testa sul vassoio, Giovanni. Questo vassoio d'argento su cui la luna vorrebbe risplendere e in cui dilaga il sangue. Il tuo sangue rosso, come il vino di questo convito d'ubriachi, come le lingue rosse dei commensali ciarlieri e il rosso mantello del tetrarca. Io guardo coi miei begli occhi aperti i tuoi occhi chiusi, le tue labbra chiuse, guardo, così che vorrebbero aprirsi le mie labbra. Ma le mie labbra non possono aprirsi. La mia rossa lingua vorrebbe guizzare, agitarsi e resta immobile invece. Le mie parole vorrebbero fluire come il vino del banchetto e la mia voce è prosciugata come un deserto. Tre cose conosco io oggi nella tua testa mozzata, Giovanni. Per prima la morte. La morte che fa tacere la tua voce, che svuota il deserto della tua voce, la voce che è più la morte che è più deserta del deserto, e se è un silenzio come nessun silenzio, è un nulla come nessuna altra cosa può essere nulla. I miei begli occhi aperti, la mia nuda figura d'avorio, i miei 15 anni non hanno mai visto un tale deserto, un tale silenzio, un tale nulla. Io non so nulla della morte. Tre cose oggi conosco per seconda. La santità. Essa sembra una separazione dagli uomini ed un'unione infinita. Essa sembra un mettersi in salvo ed una condanna. Essa sta nella parola che assorda, è una luce che toglie la vista. Io non conosco una tale separazione, una tale condanna. Io non so assordare e non so togliere la vista. Io so al più danzare sulla musica dei flauti, so al più truccarmi gli occhi e guardare un uomo e vederlo sciogliersi di desiderio. Io sono un'unione fuggevole, un molto breve mettersi in salvo. Io non so nulla della santità. Tre cose conosco oggi, Giovanni, nella tua testa mozzata. Per terza conosco me stessa, Salomè. Salomè che è muta, come la tua testa mozzata resta muta. Che ha disprezzo ora del tetrarca libidinoso, dei commensali ubriachi, di sua madre. Che si sente separata da tutto, come una testa mozzata dal corpo è separata. Io sono sola in questa città su cui la luna vorrebbe risplendere e in cui dilaga il sangue. Io mi sento messa in salvo e perduta. Io non trovo me stessa in nessuna casa, in nessuna stanza. Io non trovo i miei occhi truccati in nessuno specchio. Io non ho più occhi per guardarmi. Io sono una luce che mi toglie la vista. Sono una voce che mi assorda. Io non so più nulla di Salomè. Grazie. E adesso facciamo un'incursione ancora di più nella Bibbia, perché vi leggo in realtà non una mia poesia, ma una mia traduzione della Bibbia. E sto parlando del Qohelet. Il Qohelet è un libro veramente curioso, cioè è curioso il fatto che sia nella Bibbia, non ha in apparenza nulla di religioso, ci sono espressi pensieri e amari e spietati, apparentemente atei a volte. C'è una frase terribile sulla vita dopo la morte, in Qohelet dice i vivi sanno che moriranno. I morti non sanno niente. E allora io ho tradotto i primi 10 versetti del Qohelet, in cui il Qohelet cosa fa? Si lamenta. Cosa si lamenta? Si lamenta del mondo, di come è fatto il mondo, perché cioè, non va bene il mondo come è fatto. No, cioè, perché no? Perché è circolare. Spiego. Allora, il sole, la mattina, sorge, poi sale, sembra che vada chissà dove va, ma niente, da nessuna parte. Arriva a mezzogiorno, allo zenith, poi scende, come era salito, scende, poi sparisce sotto l'orizzonte, sparisce, dove va? Ma niente, da nessuna parte, fa il giro da sotto, perché la mattina dopo spunta più o meno dal punto da cui è sorto, la mattina prima. I fiumi corrono ripidi, rapidi, sembra che vadano chissà dove vanno, ma niente, da nessuna parte, vanno al mare. La mare l'acqua evapora, si fa nube, dalle nubi l'acqua piove sui campi, sui prati, ma anche sui corsi d'acqua, anche sui fiumi, cioè il fiume
fa finta, questo è il concetto, il fiume fa finta di andare ad andare nel luogo in cui in realtà lui sta stando. E tutto è così, no? Nella vita tu mangi, ti sazi, ma poi passi un'ora, due, tre, cinque, devi rimangiare come se non avessi mangiato, no? E tutte le cose si ripetono così, e dice questa frase terribile, famosissima, Qohelet, Ve enkol hadesht hat hashemesh, cioè non esiste nulla di nuovo sotto il sole. Ecco, terzo secolo avanti Cristo, non esiste nulla di nuovo sotto il sole. Per noi che siamo frastornati da questa euforia della novità tecnologica, elettronica, internet, che pensiamo che bisogna essere sempre avanti, bisogna essere avanti un anno, avanti 10 anni, avanti 15 anni, ecco. Per Qohelet, a proposito di essere al passo coi tempi, di essere avanti, uno che pretende di essere avanti 10 anni rispetto agli altri è uno che non ha ancora capito un concetto che era già espresso nel terzo secolo avanti Cristo, quindi non è avanti 10 anni, è indietro 2300 anni. Vi leggo la traduzione. Qohelet, versetti dal primo al 10 del primo capitolo. Parole di Qohelet, re di Gerusalemme. Fumo del fumo, ha detto Qohelet. Fumo del fumo, tutto è fumo. Che cosa resta all'uomo di tutta la fatica con cui si affatica sotto il sole? Generazione viene, generazione va, e la terra è fissa in eterno. Il sole spunta e va, punta al punto da cui è spuntato. Il vento corre verso sud, poi gira verso nord. Gira, gira il vento corre a tornare sui suoi giri. Tutti i fiumi vanno al mare e il mare non si riempie mai. I fiumi corrono a tornare nel luogo in cui corrono. Tutte le cose svaniscono. Non finisce mai un uomo di fare cose. Non si sazia un occhio a forza di vedere. Non si riempie un orecchio a forza di udire. Quello che già è stato, ecco quello che sarà. Quello che già è stato fatto, ecco quello che sarà fatto. E non esiste nulla di nuovo sotto il sole. C'è una cosa di cui uno dice, guarda quella cosa, è nuova, ma quella è già stata nei secoli prima di noi. Chiudo la prima sezione, diciamo così, più prettamente biblica, con una poesia abbastanza impegnativa. È stata impegnativa, diciamo, come scrittore, è stato difficile per me scriverla, è impegnativa anche come attore. Adesso ve la introduco un attimo. Allora, è una poesia su Caino. Ora, voi sapete che comunemente si dice Abele è buono, dei due fratelli, Caino e il cattivo, fanno ciascuno la sua offerta a Dio, ma Dio si rivolge alla offerta di Abele e trascura quella di Caino. Cioè, uno pensa che Abele sia buono e Caino cattivo, questo è banale, cioè, interessa quello che fa il buono e disdegna il cattivo, ma vedete, è il discorso che facevo all'inizio. In realtà la Bibbia non è mai così banale e non è mai così didascalica. Cioè, se voi prendete il Genesi e leggete l'episodio di Caino e Abele, non c'è scritto da nessuna parte che Abele è buono e Caino è cattivo. Per cui la scelta di Dio non è motivata, anzi, direi quasi che viene fatta passare per una scelta immotivata, viene quasi mostrata come una scelta immotivata. E Caino si arrabbia come se fosse stato vittima di un arbitrio, come se la scelta di Dio fosse immotivata. E
figlio si rivolge a Caino tentando di consolarlo con le parole con cui si consola una persona che è stata vittima di un arbitrio. Cioè gli dice più o meno, cito, non a memoria, ma insomma il succo mi ricordo è questo, dice: perché sei abbattuto e il tuo viso è scuro se tu fai il bene? Sì, felice di aver fatto il bene. Se tu fai il male, invece, ecco, temi questo. Cioè, è un po' quello che si dice, non so, ai ragazzini che dicono il mio compagno di banco non ha copiato i compiti, ha preso il voto bello come il mio, insomma, ieri ho studiato tanto perché mi interrogasse la maestra, invece non mi ha interrogato, allora cosa ho studiato a fare, no? E il genitore dice, ma non ti preoccupare, se tu hai studiato, non ti preoccupare se la maestra non ti ha dato un bel voto, se tu hai studiato, hai imparato qualcosa e hai fatto il tuo dovere, devi essere contento anche solo di questo. E se uno ha preso un bel voto copiando, in realtà ha fatto una cosa sbagliata e poi non ha imparato niente, quindi non ha ragione di esserne felice. E naturalmente sono discorsi che dal punto di vista logico filano, ma sono molto difficili da fare proprio. Allora ho immaginato che Caino sia il buono. Caino è il buono, ma Dio lo mette alla prova. E Dio mette alla prova nella Bibbia spesso i buoni, i giusti, i grandi. E lo mette alla prova andandolo a toccare nel suo punto debole. Cioè Caino è un buono, però non è capace ancora di fare il bene per il bene stesso. Ha sempre bisogno di sentirsi dire bravo. Ha sempre bisogno di essere ben giudicato, di incontrare l'approvazione di un altro. Che è un problema che ho anch'io, parecchio, e con cui si lotta faticosamente. Perché si scrive sempre alla fine contro se stessi, insomma, in qualche modo. E allora, insomma, ho immaginato questa storia e l'ho messa in poesia. È una poesia estrema per molti versi, provocatoria per molti versi e con registri diversi che si alternano, e come ho detto è stata difficile come scrittore, sarà difficile come attore, penso sia difficile anche come ascoltatore, però dopo ci fermiamo, dopo sentiamo un po' di musica. Ecco già il titolo è emblematico. Le straordinarie avventure di Caino. Qui cominciano le straordinarie avventure di Caino, che è l'orgoglio di sua madre, Eva, e di suo padre, Adamo. Ah, Caino, il suo volto è un giardino d'oro, i suoi occhi sono usignoli, e non è contento finché sua madre, suo padre, non sono contenti di lui. Finché non li vede sorridergli, non sorride. Che caro, un cedro nella boscaglia è Caino, il plenilunio nel mese. Non come suo fratello Abele, meschino, sciocco, insignificante. Eppure Caino è tanto buono anche con lui. È buono con tutti Caino. È oro, usignoli, un cedro, il plenilunio. Ecco. Una mattina Caino posò alcuni frutti su un masso, chiamò il masso altare e i frutti li chiamò sacrificio. Poi si rivolse a Dio. È per te, disse. Capito? La prima offerta a Dio, capito? Il primo rituale del mondo. Aveva fondato la religione. Si può dire. Vi pare poco? E Abele? Lo vide, e allora, ma senza inventare niente, senza comprendere, posò la carcassa di un agnello su un altro masso, lì vicino. Caino sorrise di questo. Ma cosa fa? Si diceva. Vorrebbe anche lui, poveretto. E fu allora che Dio lo mise alla prova. Si rivolse verso il sacrificio di Abele. Soltanto, neppure lo guardò quell'altro. Come? E Caino? Il volto gli avvampò di sangue, lo sdegno gli chiuse lo stomaco.
ansimava per l'esasperante assurdità, se ne andò via, zitto, cupo. Poi incontrò Dio e Dio gli disse: «Ehi, Caino, cos'è quella faccia? Hai ragione. Se tu fai il bene, non è questo un bene? Sorridi sereno allora, a testa alta, pure se nessuno ti tesse le lodi, ti canta un cantico, e tu te ne vai solo nel mattino trasparente. Se fai il male, invece...» E mentre Caino tirava diritto, gli urlò dietro: «Quanto male può compiere chi teme il mio giudizio? Temi quel male, invece!» Ma Caino calpestava la terra, tremando al dolore assordante, all'ira che tutto separa, che ognuno rende estraneo. Incontrò Abele, gli sorrise, disse: «Vieni, andiamo nei campi». E Abele lo sciocco seguì Caino nei campi, sorridendogli. Mentre si innalzava il sole, camminarono insieme finché Caino il buono colpì il fratello con ogni nera rabbia in corpo. Sbarrò gli occhi Abele, cadde. La terra assetata assorbì il suo sangue. Tutto sparì da lui. E Caino restò solo, sotto l'acuto del sole, nel canto luccicante delle cicale. Allora bramò la notte, lo stordimento, il silenzio, la cecità, ma il cielo vomitava luce, le forme divampavano contro gli occhi, fili d'erba, rovi, alberi, cose e cose stavano rizzate come su di una pelle orripilata. Desiderò d'essere il fumo evanescente, ma non si disperse. L'aria lo strofinava, impotente, molesta, la presenza era un assedio. E poi venne Dio, che vuol farti vedere ogni cosa, che non sa accettare misteri, non ha fede e vorrebbe comprendere tutto e parlare, parlare sempre. Gli chiese: «Dov'è Abele, tuo fratello?» E Caino supplicò: «Dimenticalo. Io ascolto ogni voce», disse Dio. «Ho udito gridare il suo sangue mentre spariva fra le zolle. Cosa hai fatto?» E Caino voleva svanire, come il sangue d'Abele era svanito. «Dimenticami!» urlò e disse Dio: «Ricorda, uomo, che tu non sei polvere per me e nulla è fumo. Tutto è pietra e fondato sulla pietra, e nella pietra ho scolpito ogni tuo balbettio. Eppure niente ero per te io, se non una vacua alcova d'adulazioni, niente. Né tu mai ti chiedesti che bene e che calore venisse a me dai tuoi gesti e quale riso sul volto mi ridesse. Non ti ha riguardato, né hai chiesto mai quali pensieri in me mi muovessero. Ed ecco ora vattene, dico a te, nel giorno trasparente, eterno, senza tregua di notte, ti basti il giudizio tuo a giudicarti, ad ogni volto rivolgiti, tenditi, affacciati alle porte aperte dei sensi, sempre e sempre, per il mondo, nel dialogo indomabile». Grazie. Musica.
se qualcosa in cui sperare, la voglia di sapere, se nel gesto di abbracciare, già si insinua a separare, se il mistero generale è certezza di partire e condanna a somigliare all'insondabile creare. Se in ogni incontro c'è un salpare, in ogni addio un naufragare, se ogni giorno è un riscoprire, ma si invecchia a ricordare, se il mistero del finire è crudele come avere orizzonti da esplorare, senza un sogno da inseguire, se non resta che frustrare l'ansietà del rinnovare e ti snerva al meditare sulla vanità del fare, conta solo decifrare il paradiso a cui guardare, l'illusione da aspettare, per quale inferno naviga. Perché il tempo del gioire sfumerà nel disperare, tempo c'è per il piantare, ci sarà per estirpare, tempo c'è per concepire, ci sarà per ammazzare, tempo breve di ignorare ciò che l'Eterno fa intuire, e tempo appena c'è ciò che è tempo di capire, l'universo da svelare, l'urlo cosmico soffrire, il senso umano del peccare, il divino enigma dell'amare, tempo di nascere e l'andare, tempo sarà morire. Allora facciamo una seconda sezione in cui viene nominato Dio, ma non ci sono riferimenti precisi alla Bibbia. Beh, in realtà non è proprio così. Ho scritto una poesia su Gesù. E, beh, questo concetto è potentissimo, il fatto che Dio si fa carne, nel senso si fa uomo. Mi sono ritrovato a pensare a questa cosa vertiginosa, cioè ho provato a immaginare Dio che è eterno, è infinito, è onnisciente, che improvvisamente si trova costretto in un corpo umano, allora non è più ovunque, allora se è qui non può essere lì, per andare da qui a lì deve camminare, deve spostarsi, ci impiega tempo. E mentre il tempo passa, si stanca, deve fermarsi per riposare, per mangiare. E mi è sembrata una cosa così, così potente, così sconvolgente, che ho dovuto scriverci per forza questa poesia, che si intitola La carne. Dice così: deve essere stato bizzarro per Dio farsi carne, voglio dire osso, dente, tendine, tutto il buio, tutto
il duro del corpo, il sangue che accende la pelle, gli occhi che si aprono e si chiudono come bocche di pesci, il sole che ti gira e ti rigira attorno come una mosca, respiro, fame, seme traslucido. Voglio dire, credo non si fosse ancora abituato del tutto quando schiantò il fiato, urlo del dirompente amore, sbandato a squassare il mondo. E poi c'è una poesia un po' particolare. Ora, per me è una poesia molto breve. Molto breve, io scrivo poche poesie brevi, scrivo molte poesie lunghe, qualche poesia lunghissima, pochissime poesie brevi, epigrammi, cioè la più breve forma della poesia occidentale, ho scritto due, le numerate, uno si chiama epigramma religioso numero uno, epigramma religioso numero due, epigramma religioso numero due, numero uno, il due non ve lo leggo perché... l'uno è così, se volete, avete attenzione di intenzione di applaudire, dovete già stare così con le mani, perché sennò non è un epigramma, è un epigramma, è un epigramma, se no fate in tempo. Dice: dell'idea di Dio mi dà sollievo che possa tutto radere al suolo passandoci sopra il palmo calmo, così come si accarezza il gatto. Ora, questo è... diciamo, io sono una persona che ama molto la vita, ama il mondo, ma... ho scritto alcune poesie da giovane, da più giovane, in cui allegramente si invocava l'Apocalisse. Mi sono chiesto perché questa cosa così in apparenza contraddittoria, così apparentemente in contraddizione con quello che io sono, con la mia gioia di vivere, con la mia meraviglia di fronte al mondo. E ho pensato che in realtà tutta la rabbia veniva dal fatto che vedessi il mondo non rispettato, vedessi l'infinita bellezza delle cose disprezzata. E questo mi dava un disagio, una rabbia tale che a volte mi attraversava questo pensiero, cioè, facciamola finire, distruggiamo tutto. Cioè, volevo distruggere il mondo perché le persone non apprezzavano abbastanza il mondo, non so. Può sembrare un po' contorto, ma penso che fosse più o meno così. C'è un'altra poesia che per completezza vi recito, in cui il senso è il medesimo, e qui questa volta ho immaginato una figura mitologica. Io sono appassionato di mitologia e così inventato per una eventuale mitologia romagnola. Pizzeighe, l'asino cosmico. No, siccome nell'induismo c'è Ka, l'uovo cosmico, nella mitologia norrena c'è Yggdrasil, il frassino cosmico. No? L'asino cosmico sarebbe quest'asino immenso, cosmico appunto, su cui sta tutto il male del mondo. Pesa sulla groppa di Pizzeighe, l'asino cosmico, tutto il male del mondo. E tutte le volte che qualcuno fa qualcosa di male, mente, calpesta il diritto d'un più debole, si comporta in modo ingiusto, no? Aumenta il peso sulla groppa di questa bestia, che ormai non ce la fa più, ormai è tutto sciancato, tutto spelacchiato. E un giorno, il più terribile dei giorni, l'ultimo giorno della terna, l'asino cosmico Pizzeighe, sovraccaricato da un peso eccessivo, si impunterà, poi crollerà di lato, trascinando nella sua rovina tutti noi. Questo è come avevo immaginato la fine del mondo nella mitologia romagnola. E ho scritto questa poesia che si intitola L'asino, che vi leggo per associazione con quella di prima. Vi leggo, la recito. Fa così. Ho bisogno di un narratore per questo mito. Allora ho immaginato un vecchio romagnolo che fra i fumi del Sangiovese raccontasse a un giovane il mito. Era un vecchio
secco e nervigno, la pelle gualcita come un papavero, lui sì mi insegnava a vivere, mi disse un giorno: e ti devi comportare bene, buon vigliacco, perché c'è l'asino. L'asino? Chiesi io. L'asino cosmico, scandì. E cos'è? Cominciò. L'asino cosmico è la forza immensa che sostiene e trascina il peso del mondo, mali, torti, dolori. È una bestia immensa, macilenta, dolente, con le orecchie smangiate, spelacchiato, azzoppato. Il carico gli si spessisce sulla schiena, giorno a giorno, finché, ah, dai, dai, una goccia farà tracimare la misura. Sarà uno scempio lieve, un insulto distratto, l'ultimo sguardo sufficiente d'un borioso, l'ultima volta che non si chiede permesso, e l'asino si impunterà, sfinito, le ginocchia prenderanno a tremargli paurosamente, poi di schianto stramazzerà dando il raglio mortale, un raglio lungo, straziato, spaventoso sopra i cieli, farà scoppiare i timpani, la terra vacillerà come un ubriaco, il sole cadrà in ginocchio, i fiori balzeranno dal suolo come pantere. Ale, l'universo in frantumi, rovesciato. Fuori dai sacchi la collana delle stelle si spezzerà, cascheranno come perle su un pavimento, gli oceani si azzufferanno, gli imperatori diverranno neonati, muti poeti, i pesci canteranno, il Tannhäuser si squarceranno ustioni ovunque, fiammerà un bianco di colombe abbagliate, poi più nulla, nulla, in eterno. Perciò ti devi comportare bene, buona di vigliacca. Ora, questa poesia ve l'ho recitata in associazione, come ho detto, per quella di prima, l'epigramma religioso numero uno, ma c'è in realtà un'altra connessione con questa serata, ed è che in questa poesia viene citato un verso della Bibbia, un verso del profeta Isaia, e il versetto del verso del profeta Isaia è: la terra vacillerà come un ubriaco, tratto dal profeta Isaia, e il verso seguente: il sole cadrà in ginocchio, invece è un verso, una citazione di un poeta statunitense, Charles Bukowski, che non c'entra assolutamente niente, ma quello che volevo dire, volevo dimostrare anche facendo questo accostamento un po' azzardato, è che la poesia è per certi versi in un certo senso eterna, e che tu prendi un verso di Bukowski e un verso di Isaia, li metti assieme uno dopo l'altro e sembra assolutamente parte dello stesso testo, non si sente nessuna discontinuità, c'è qualcosa di eterno e di immutabile nella poesia, ecco, secondo me. Ultima poesia di questa sezione. Allora, io ho scritto una poesia in cui si parla di questo, di la difficoltà che si ha da bambini nel confrontarsi con certi concetti del mondo degli adulti che ancora non ci appartengono, e in particolar modo con concetti difficili perché ultraterreni, perché trascendenti. Allora io mi ricordo, e forse lo ricorderete anche voi, lo stupore, deluso, l'esterrefatta delusione di quando da bambino al catechismo ti spiegano cos'è il paradiso. E ti spiegano che il paradiso è la contemplazione di Dio. Ora, e tu sei un bambino, e per te la felicità è correre, è saltare, è fare le capriole, è il movimento, così il movimento anche fine a se stesso.
e ti spiegano che il massimo premio per una vita di obbedienza e di bontà è la contemplazione di Dio. Non capisci, cioè, che premio è, scusa? È un premio, un castigo questo qui. Ma e dopo e cosa si fa? Niente, c'è Dio lì, dove cosa vuoi fare? Ma dove si va? Niente, c'è Dio. Si contempla Dio. Allora, io ero un bambino in particolare difficoltà con questo concetto, perché non stavo mai fermo, ho sempre bisogno di muovermi, e mi ricordo questa cosa, quando mia madre mi portava all'asilo, no? C'era nel salone principale, insomma, dell'asilo, una colonna, e io, finché non c'era qualcosa da fare di preciso, mi mettevo a camminare così attorno alla colonna, a girare attorno alla colonna, quindi ossessivamente, mi ricordo ancora di aver sentito con queste mie orecchie in età prescolare allora, una maestra che diceva all'altra: guarda, sembra un cartone animato. Venivo in riso dal corpo docente anche. E allora, questa poesia parla di questo e dice così: da bambino avevo il terrore di finire in paradiso, a restare per sempre immobile, a contemplare Dio, con l'anima immortale annoiarsi a morte per i secoli dei secoli, nella luce accecante. Ma non si potrebbe, pensavo, girargli almeno attorno? Intanto, correre a perdifiato, sudati, fradici, senza nessuno che ti richiami per cena, strillando di gioia, come la volta che poi la maestra mi cacciò dall'aula. Pensavo, forse il paradiso è l'ultimo supplizio prima del premio vero, segreto, o un equivoco sbadato di Dio, o l'inferno, o una qualunque altra incomprensibile cosa. Ma meglio tuffarsi in Dio, allora, pensavo, come le falene nel fuoco, fonderci, noi e lui, come due bolle di grasso nel brodo, come le gocce sul vetro quando scroscia la pioggia che ti rinchiude in casa, o almeno essere Dio a turno, un po' tutti, come si fa nei giochi. Grazie, musica. Grazie. Thank you.
quando ti faranno schifo le riviste e i parolai, ma ti accorgi che col tempo gli assomiglierai. Quando non potrai dormire ripensando alla giornata e alle tue contraddizioni, alle tue falsità. Quando quelli che tu ammiri rideranno dei tuoi sogni e ti assalirà un furore che ti brucerà. Quando i pazzi e i criminali ti daranno più conforto di chi la tua fiducia con l'inganno ti rubò. Allora capirai che non esisterà assolutamente il buono, e che il buono e il cattivo te lo insegnano i potenti per truffarti dei coglioni tutto ciò che hai. Figlio mio, se riuscirai a non maledire il mondo, anche grazie ai tuoi errori ti rinnoverai. Figlio mio, sei un uomo, non è una fantasia di Dio, non importa dove e quando, so che lo diventerai. Figlio mio, sei l'uomo nuovo, non è una fantasia di Dio, non importa dove e quando, lo diventerai. Bene, allora, come vi ho detto, l'ultima parte di questo incontro lo volevo dedicare al sacro, alla mia idea di sacro, anche senza citare il nome di Dio. Ora tento di spiegarvi in poche parole cos'è per me il sacro e cosa c'entra col sacro la poesia. Allora, infatti stanno così, insomma, sono, per quanto mi riguarda, semplici fino alla brutalità. Il discorso è questo. Allora, non vi sembra strano, non vi sembra pazzesco che si nasca, cioè che da una cellula si sviluppi un corpo intero, che questo corpo sia intero dentro un altro corpo, dentro il corpo della madre? Non è incredibile, no? Io ho una figlia che adesso ha un anno, però mi ricordo bene i primi mesi. Noi facevamo, io e mia moglie, che guardarla e domandarci: ma cioè, ti rendi conto che lei era dentro di me? È pazzesco. Eppure, se c'è una cosa certa, se c'è una cosa che tutti abbiamo fatto, è nascere. Non vi sembra ancora incredibile, non voglio rattristarvi, ma non vi sembra pazzesco, non vi sembra assurdo che si muoia? Cioè che a un certo punto noi tutti diventiamo una specie di statua di carne che c'è, è lì, ma non c'è, non sente le voci, non puoi scuoterla da questo sonno, c'è ma non c'è, ma è lì. Eppure, se c'è una cosa certa, è che si muore. Allora, questa è la domanda che mi ossessiona da quando avevo 19 anni. Cioè, cos'è questo stato mentale che abbiamo normalmente nel nostro tran tran quotidiano, questo modo di vedere le cose per cui ciò che è più certo sembra assurdo, ciò che è più naturale sembra impossibile, estraneo. Allora vedete che è come se ci fosse una specie di distacco fra noi, o perlomeno fra il nostro modo consueto, normale, diciamo così, di vedere le cose, di vivere, di pensare, di sentire,
è la realtà, la vita. La vita è il fatto che si nasce e si muore e 11.000 altre cose. Allora, ecco, il sacro per me è quel momento in cui uno è strappato dal suo modo, come dire, narcotizzato di vivere, di pensare, e tocca la realtà, tocca la vita. E toccare la vita, la realtà, è elettrizzante, è esilarante, è sconvolgente, è angosciante, è molte cose, ecco. E la poesia ha a che fare con questo. La poesia serve a questo, è qualcosa che ti strappa per un minuto, per un'ora, per una frazione di secondo, per tutta la vita, dipende dal tuo modo narcotizzato e consueto di vedere, di pensare e di vivere le cose, e ti fa toccare la realtà, la vita. Ecco, ho provato a scrivere questo in una poesia, che è una poesia, quindi fa quello che secondo me devono fare le poesie, e in più spiega cosa è per me la poesia. All'inizio sembra tutto tranne una poesia, ma è una poesia, insomma. Si intitola Per gli elfi e per gli alieni. Dice così. L'albicocca è un frutto per bene, di grandezza non eccessiva, di colore allegro, ma non sfacciato, ha una polpa vellutata e succosa quanto basta. Non schizza, non macchia. Se la si apre, ecco staccarsi con facilità due parti simmetriche e dentro di esse, vedete, il nocciolo elegante, netto, pulito, non come quello della pesca, invischiato di polpa, imbrattato di rosso, non come quelli screanzati dell'anguria che ti tocca ingoiare o sputare, no. È un frutto per bene, l'albicocca, piace molto a mio padre, per esempio. A me piacciono i fichi, per esempio. La loro pelle verdastra e violacea, gonfi, molli, zeppi di strane antenne, sembrano anemoni marini, pianeti bizzarri, fiori mostruosi di carne. I fichi sono frutti per gli elfi e per gli alieni. Oh, perlomeno, se mi capitassero a cena, senza avvisare, degli elfi o degli alieni, è un piatto di fichi che gli metterei davanti, mentre faccio un giro di telefonate e raccolgo consigli fra gli amici. Mangiare fichi, leggere poesie, beh, certe poesie, fissare un'oloturia o le stelle innumerevoli, ti dà l'impressione di non abitare sulla terra. Beh, l'impressione perlomeno che la terra non sia ciò che di solito pensi che sia. Oh, tutte le cose del resto non sono ciò che di solito pensi che siano. Pensa a te stesso, per esempio. Tutta la vita, tutto il succo sprizzante della tua vita, tutto il suo caldo, rosso, palpitoso cuore. Quello che conta, insomma, è nel dover vestire abiti non tuoi e ritrovarti fuori luogo in qualche luogo raggiunto chissà come, e rimuginare perplesso in pensieri che non avresti pensato di poter pensare e soprattutto, soprattutto, fare cose alla cui idea mai, mai e poi mai in eterno potrai sul serio abituarti, per esempio, nascere e morire. Grazie, grazie. E il sacro, questo scatto della mente che ci fa vedere le cose che ci stanno davanti agli occhi in un modo completamente diverso, in un modo che è stupefacente, in un modo che ci ricollega alla vita, alla verità, alla realtà. Allora, non so, per esempio, ho avuto una piccola epifania.
Io faccio di mestiere, come si è detto, il programmatore software. Allora, un mestiere bello, interessante, un mestiere un po' frenetico, molto logico, perché c'hai tutti questi dati, no? Scatolati in tabelle, ogni tabella ha le sue righe, le sue colonne che devono collimare tutte e combaciare perfettamente, altrimenti è tutto un disastro, quella riga, la colonna con la nonna, con la colonna, tutto in un perfetto ordine. Allo stesso tempo è un lavoro, come si diceva, frenetico, perché ci siano delle scadenze precise, no? E chi ti dà la scadenza magari ti dice: lei faccia questo lavoro, questo software per la tal data, magari non è un informatico, quindi non ti dà una data che è plausibile, che è frutto di uno studio, di una previsione, è una data così campata per aria, ma tu non puoi dire no, è impossibile, questa data è campata per aria, perché non vuoi apparire come uno che non ha voglia di fare le cose, è lento, non sa fare le cose, e quindi rispondi che sì, che ce la farai, che quello è un tempo in cui tu riuscirai a portare a termine il lavoro. E non hai neanche capito magari quale è il lavoro, che ti ha detto delle cose che sono anche un po' in contraddizione fra di loro, ma tu non puoi dire questo, tu qualsiasi cosa ti venga chiesto, tu dirai sempre, solamente, ineludibilmente, sì, si fa. Anzi, mi ricordo una volta, l'ho anche già fatto. Allora io mi ricordo una volta, esasperato, dopo un periodo in cui insomma, ci davo dentro di brutto, che sono andato dal mio capo, nel suo ufficio, e ho detto: senti, io ho capito essenzialmente in cosa consiste il nostro lavoro. Il nostro lavoro consiste non nel vendere la pelle dell'orso prima di aver ucciso l'orso, che sono capaci tutti, ma nel vendere la pelle dell'orso prima di sapere cos'è un orso. Insomma, in questo periodo e dopo una mattinata in particolar modo in cui veramente ero stato a testa bassa a pigiare tasti, a pensare algoritmi senza togliere la testa da tutto questo, da questa iperordine frenetico, iperfrenesia ordinatissima, arriva la pausa pranzo e torno a casa. E lavoro vicino da dove abito, e mentre torno a casa in macchina mi capita con la coda dell'occhio di vedere le nuvole, ma io ero ancora in questo stato, capito, di frenesia ordinatrice, di ordine frenetico, insomma, vi giuro, non ve lo dico per farvi ridere soltanto, per sembrare più matto di quello che sono, per una frazione di secondo mi è venuto questo pensiero, guardando le nuvole, ho pensato: ma chi è che ha fatto sto lavoro qui? Ma che si lascia così le cose? Ma queste cose informi, gibbose, ma poi non ho capito, sospese per aria? Questa è una cosa fatta male, dai. E poi ovviamente dopo una frazione di secondo ancora sono rientrato in me e ho detto: ma no, ma le nuvole vanno bene così. Le nuvole devono essere così, devono vagare a vanvera nel cielo. Non è che siccome, dicevo, cosa sono questi? Acqua? Allora, acqua momentaneamente inutilizzata, allora andrà sistemata in dei blocchi quadrangolari dentro dei magazzini appositi su degli scaffali numerati, no? Dice: no, devono vagare a vanvera nel cielo, le nuvole, solo così può piovere sui campi, sui prati, solo così possono nascere piante, alberi, frutti, e solo così gli animali possono avere di che mangiare, e solo così noi possiamo avere di che mangiare. Cioè, se non esistessero le nuvole non pioverebbe, se non piovesse non esisterebbe praticamente nessuna forma di vita, cioè, non animale o vegetale, non so, forse qualche protozoo, adesso non sono un biologo, ma insomma, e il pensiero che questa cosa così bizzarra, così buffa, avesse pieno diritto di cittadinanza nel mondo, anzi, addirittura fosse una cosa indispensabile, mi ha messo addosso un'allegria, perché mi ha, incredibile, perché mi ha fatto vedere per un momento, in un modo diverso, tutto il mondo, no? Sotto una luce diversa, tutto il mondo. Allora mi dicevo, guidando verso casa: ma allora vedi che è diversa la vita da quello che pensavi tu, ma guarda che il mondo è più allegro, è più buffo, è più pieno di fantasia di quello che tu pensavi, è più festoso di così. E insomma, sono arrivato a casa che sorridevo, no?
Sorridevo per questo. Infatti mia moglie se n'è accorta, no? E mi ha detto, ma cosa hai fatto che sei così contento? Dopo è anche complicato spiegare. Ma lo sai che le nuvole vanno bene così? Insomma, ho provato a sintetizzare questa cosa che è successa in una frazione di secondo nella mia mente. Per iscritto l'ho messa e ho provato a spiegarla per renderla più chiara. L'ho fatta diventare un dialogo con io che accuso le nuvole di essere un lavoro fatto male e le nuvole che si difendono. Tutto questo ha un titolo un po' leopardiano, un po' da operette morali. Si intitola Dialogo di Roberto Mercadini e di alcune nuvole. Mattina al lavoro, 4 ore e mezza di programmazione software, .NET, Linku, DataView, DataBind, Database, DataList, cicli anni dati di for each, istanze della classe SQL, XML, VB, C Sharp, ASPIX, poi pausa pranzo. E mentre torno a casa in macchina che alzo per un attimo gli occhi e là le vedo. Le nuvole. Beh, penso, cos'è sta roba? Non c'era un posto più ragionevole per sistemare tutta quell'acqua? Dovevano proprio lasciarla così, sospesa per aria, in immensi ammassi spumosi, mostruosi batuffoli, fluttuanti, in pupazzi informi di un assurdo candore? Un po' di serietà per piacere, penso. Ma noi siamo serie, sembrano dire dopo un poco le nuvole. Più che serie, anzi, siamo indispensabili. Dobbiamo esserci. O invano si solleverebbe l'acqua dalla stasi degli oceani e dei mari. Invano vagherebbe a lungo sotto i colpi del vento, senza di noi non giungerebbe nessun dove a piovere. Dobbiamo esserci per lo spuntare dell'erba, il risplendere dei frutti, l'alimentarsi delle bestie, per ogni respiro terrestre. Siamo questione di vita o di morte, in pratica. Puoi dire lo stesso di te stesso, ingegnere, sembrano dire, ridendo le nuvole. Un po' di serietà volevi? Guardaci, guarda noi, stirpe eterna come i teoremi, uova del grande drago necessità, bastioni della nascita e del nutrimento. Questo siamo, sembrano urlarmi, buffe, le nuvole. Sono arrivato. Spengo la macchina, scendo, chiudo la portiera, vado verso l'ingresso, sorridendo nella luce. Grazie della lezione, ragazze, sembro dire, alle nuvole. Grazie, grazie. Chiuderei con l'ultima breve poesia è una poesia su una cosa banalissima, anche questa, più banale quasi delle nuvole, l'albero che avevo di fronte alla mia finestra per tutto il tempo che ho abitato con i miei genitori prima di andarmene di casa, di sposarmi. Aprivo la finestra il mattino e c'era quest'albero, la forma più domestica e banale di natura, l'albero di fronte alla propria finestra, nel proprio cortile. Tutte le volte che lo guardavo, a seconda delle variazioni di luce del giorno, sembrava una cosa diversa, perché la mattina prendeva luce, no? da dietro e non si distingueva il tronco, ma solo una sagoma nera contro il bianco della luce, e la sera aveva un altro aspetto ancora, e insomma
c'era qualcosa di non banale in questa banalità, ma non esiste la banalità, nessuna cosa è banale, tutto è incredibile, tutto è indicibile. C'è una frase di Melville, del Moby Dick di Melville, che ho messo in esergo nel libro, che mi piace molto e che condivido, e dice: ma tutte le cose sono strane se uno ci pensa. E questa poesia si intitola Sorregge una nube brillante. Ho un albero, sprizza dalla terra, lo guardo all'alba, è un fiotto esploso d'inchiostro. A sera lo guardo, è un'ombra rizzata nell'acquario fluorescente dell'aria. Nel mezzo del giorno, solo, a corpo, si copre di squame, suda resine, imita il rettile, l'anoressico, la pietra. Sorregge una nube brillante di foglie che frigge nel vento. Grazie, grazie, grazie veramente molto, grazie, 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 grazie a Mario Santini di aver accompagnato questa lettura con la sua musica, grazie a chi mi ha invitato, grazie a te e grazie a voi di essere venuti a sentire un poeta dalle vostre parti, penso, non molto noto. Grazie a Roberto Mercadini. Ecco, prima di qualche domanda, io chiederei a Manlio se vuole venire a farci sentire un'altra canzone, a farci un bis. Rifaccio la prima, che c'è stato un problema tecnico. Direi che non si erano sentite le parole. Sono il vecchino, sono un espansivo e da me non mi fa l'incendio.
Salute, espansivo ed allegro, Ivan, il cecchino.